Sono le 11:02. Io ho appena finito una live su Twitch veramente molto intensa e soltanto chi era live su Twitch sa perché mi sto togliendo l'orologio e sa perché è importante avere questa maglia addosso. Vi ringrazio tutti, potete trovarla live sul canale Twitch o sul secondo canale che trovate ovviamente sulla pagina principale di questo canale YouTube, perché abbiamo scoperto che in tanti non eravate a conoscenza di questo canale su quale puoi ricaricare le live di Twitch. E perché siamo qui oggi? Perché ho preparato un video abbastanza serio, importante e costruito, credo anche discretamente bene, inerente alle criticità, ai problemi che Allegri dovrà affrontare con la Juventus. Calma, keep calm, perché già vi vedo dall'altra parte imbestialiti, però, ma come? Deve ancora iniziare, non abbiamo ancora comprato nessuno, non ho venduto nessuno e ci sono già dei problemi. Ci sono, ragazzi, ci sono. È palese che ci siano dei problemi e non lo dico io, ma è una situazione oggettiva. Perché nelle schede sopra trovate il video che ho fatto uscire ieri pomeriggio alle 18, nel quale vi racconto, vado a spoilerarvi quello che sarà il calciomercato della Juventus. E vi dico che ci sono delle cose che non avrei voluto dirvi, ma che vi devo dire. Quindi pausa a questo video, se non avete ancora visto quell'altro che vi lascio qui sopra nelle schede, non andate avanti, perché bisogna vedere quell'altro. E in quell'altro ci sarà anche un altro video, volendo andare a vedere, ma che abbiamo già visto in live, quindi quello potete scamparvelo. Ok, signori? Quindi è molto importante. Vi chiedo, come sempre, di supportarmi con dei mi piace, con dei commenti, con delle iscrizioni. Vi ringrazio perché siamo arrivati a quota 194.000 iscritti ed è assolutamente tanta tanta roba, veramente un bellissimo traguardo. Non vedo l'ora di arrivare a 200.000 iscritti, quindi dipende anche e soprattutto da voi. E ora andiamo a parlare di quelle che sono appunto le problematiche legate alla Juventus di Allegri. Ma non finisce qua, perché magari ci saranno altre notizie di calciomercato che commenteremo insieme in un video futuro e le potete leggere su OneFootball. Scaricatelo, il link è qui sotto in descrizione, è completamente gratis. Magari domani, mentre esce questo video, c'è un articolo su OneFootball che parla di un giocatore in particolare, interesse della Juventus, una cessione, quello che volete, e ne parleremo poi successivamente. Magari questo video sarà messo in stand-by e pubblicato successivamente per dare la priorità a quella notizia, dipenderà dall'importanza. Ma leggetevi le notizie su OneFootball così non sbagliate. Allora, sempre nel video di ieri andavo ad evidenziare che la Juventus dovrà ragionare con la lista UEFA, la lista Champions, ok? Quindi andiamo a dare una definizione della lista Champions dicendo chi saranno i giocatori. Io penso che saranno Szczęsny, Perin, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Bonucci, Demiral, Cuadrado, Danilo, Alexandro, Pellegrini, Locatelli, Rabiot, McKennie, Bentancur, Arthur, Ronaldo, Dybala, Morata, Chiesa, Kulusevski e Bernardeschi. Ok, questi sono i giocatori che ad oggi perlomeno inserirei in lista Champions, dando per scontato l'acquisto di Locatelli, che come sappiamo è l'unica vera trattativa avviata dalla Juventus. Sono 21, c'è un 22esimo che è Carlo Pinsoglio, ad oggi eventualmente c'è un 23esimo che è Radu Dragusin, un 24esimo che è Nicolò Fagioli e un 25esimo che è Felix Correia. Attenzione, perché Arthur è in lista Champions per il momento, ma sappiamo che è infortunato e sarà infortunato fino a ottobre circa, e quindi potrebbe la Juventus intervenire sul mercato per andarlo a sostituire, eventualmente in caso di non so, problemi per Arthur e di tempistiche che vanno ad allargarsi, potrebbe essere inserito momentaneamente questo centrocampista e poi si andrà a creare un ballottaggio a gennaio per l'altro ruolo da inserire. E attenzione, perché secondo me in questo momento il ballottaggio potrebbe essere tra Bernardeschi e Marco Piazza. Bisognerà vedere chi dei due avrà più mercato, perché quello che rimane eventualmente può essere lui. Ma se non dovesse essere uno tra Bernardeschi e Marco Piazza, potrebbe essere semplicemente la quarta punta. Attenzione invece che se la quarta punta diventa Moise Kean, va a finire nei CTP e quindi abbiamo uno slot extra sbloccato che in questo momento è occupato solo da Pinsoglio, quindi abbiamo tre giocatori provenienti dal vivaio sopra i 21 anni che possono essere inseriti. Di professionisti, appunto, oltre a Moise Kean mi viene in mente solo Ciro Immobile, che credo che non sarà un acquisto della Juventus. Partiamo dalla prima criticità, e questo l'ho spoilerata ieri live su Twitch, ed è Dybala al centro del progetto. E voi direte, come Dybala al centro del progetto è una criticità? Luca, non è una criticità, non è un problema. No, è vero. È un problema se Dybala non rinnova, e sappiamo che se Dybala non rinnova probabilmente è perché verrà ceduto o comunque non verrà preso in considerazione come titolare. Ma se Dybala rinnova e quindi viene messo al centro del progetto, viene da sé che Dybala dovrà giocare, e Dybala chiama un modulo in particolare, il 4-2-3-1, dove può giocare
da trequartista dietro il centravanti, uno dei tre dietro l'attaccante, quello centrale, dove ha fatto benissimo in coppia con Higuain, e siamo arrivati fino a Cardiff, dove poi si è interrotto completamente il nostro sogno Champions League. La seconda grande criticità, secondo me, è il ruolo di Cristiano Ronaldo, e parte dal presupposto che Dybala sarà, dovrebbe essere, probabilmente sarà così, al centro del progetto come da richiesta da Allegri, e se Ronaldo non si muove e Dybala al centro del progetto, allora Ronaldo non ha tutto questo spazio. Nel 4-2-3-1 Cristiano Ronaldo deve fare la punta se Dybala fa il trequartista, e se rimangono entrambi, ecco, abbiamo occupato le due posizioni offensive. L'uno è dietro al trequartista, che è Ronaldo, Cristiano Ronaldo prima punta. Non gli piace, non lo vuol fare, è un altro discorso, da interpretare a suo modo. Sicuramente, perché Ronaldo non è un centravanti, non è la punta, sappiamo, gli piace partire da sinistra, ma se Dybala deve tornare al centro del progetto e Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus, non vedo tante altre possibilità, sinceramente. Numero 3, equilibrio. Perché qualcuno potrebbe dirmi, e no Luca, e no, 4-2-3-1, Dybala fa il trequartista, Morata fa la punta, Chiesa fa l'esterno di destra, Ronaldo fa l'esterno di sinistra. Ragazzi, va bene che su Twitch negli ultimi giorni abbiamo fatto delle partite a FIFA, ma questo non è FIFA, è inutile. Allegri vuole equilibrio, c'è un'accettazione di Allegri che ci fa capire. Allora, vogliamo giocare bene a tutti i costi, metto i terzini che fanno le ali, centrocampisti tutti di qualità, e poi alla fine cosa sei arrivato? Secondo, terzo, quarto, quinto, e non sei contento. Ci sono allenatori che vincono, allenatori che non vincono mai. Queste sono parole di Allegri, accettazioni di Allegri, ma che ti fanno capire come Allegri vede il calcio. Quindi è inutile, togliamoci dalla testa Ronaldo che può fare quel ruolo nel 4-2-3-1. Ronaldo non ha il passo in questo momento per fare l'esterno in quella posizione lì, e soprattutto non ha la possibilità di fare una fase difensiva adeguata. Quindi togliamoci dalla testa un 4-2-3-1 con Ronaldo che fa quello che faceva Mandzukic. Poi magari succede, ma credo che sia veramente molto 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 complicato, quasi quasi impossibile, 1%. Giocatori offensivi, quarto punto critico, che attenzione, non è un punto critico, perché in tanti vanno a etichettare Allegri come quello che gioca con 100 difensori, ma Allegri è uno che non ha mai avuto problemi a mettere in campo nella formazione titolare o un certo momento della partita tanti giocatori offensivi. L'importante è trovare un senso di equilibrio per far sì che la squadra non vada a girare male e che non vada a subire troppo le azioni degli avversari, cosa che quest'anno con Pirlo è successa veramente tante 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 volte, perché mettevamo tanti giocatori offensivi e pochi andavano a ricoprire quello spirito di sacrificio. Mi vado a immaginare, vado a ripensare all'anno di Cardiff, Mandzukic da una parte, Cuadrado dall'altra, c'era tanto sacrificio da parte dei due esterni offensivi, ma basti pensare anche solo a quando giocavamo con Ronaldo e Mandzukic davanti e Dybala dietro, nel primo anno di Ronaldo, l'ultimo anno di Allegri, Mandzukic si sbatteva un sacco, Dybala si sbatteva un sacco, e Cristiano Ronaldo era l'unico un po' più esente da questo tipo di ragionamento. Quindi tanti giocatori offensivi sì, a patto che ci sia l'equilibrio. Questo non deve mai mancare nella Juventus di Allegri. Numero 5, il ruolo di Cuadrado. Perché secondo voi Cuadrado sarà alto o basso? Quindi un esterno alto o un terzino? Perché Allegri l'ha sempre utilizzato da esterno alto, tranne nella famosa partita con l'Inter a San Siro, Inter-Juventus 2-3, il giorno dopo lo scudetto perso in albergo dal Napoli, la tripletta di Simeone, abbiamo vinto lo scudetto, bla 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 bla, quella è storia. Però a un certo punto Allegri dovrà arrivare, noi l'abbiamo vista prima la lista Champions, ve l'ho detta, Cuadrado dovrà essere inserito o nei difensori o nei centrocampisti, avere almeno un ruolo di default, perché per quanto mi riguarda, se Cuadrado viene etichettato come esterno alto, allora più che Bernardeschi paradossalmente vado a tenere De Sciglio. Se partiamo con l'idea che invece Cuadrado sarà un esterno basso, allora De Sciglio può levare le tende e non fare più il vice di Danilo, e delle due teniamo Bernardeschi, che so che non sono due opzioni amate da nessuno dei tifosi, nemmeno io sono qua che dico evviva uno tra Bernardeschi e De Sciglio, magari ce lo teniamo, ma se avete visto il video che ho fatto uscire ieri alle 18 sapete benissimo perché sto parlando così e perché sto ragionando così. Numero 6, sfruttare gli esterni, perché l'anno scorso con Pirlo tante volte ci siamo ostinati ad andare per vie centrali, quando in realtà le azioni più pericolose ce le avevamo da lì, dai giocatori esterni. Non a caso, pensate ai due migliori giocatori, avete 3 secondi, 3-2-1 della Juventus di Pirlo l'anno scorso, che sono stati i due migliori, Chiesa e Cuadrado. Cioè è inutile stare qua a girarci intorno, i due migliori della Juventus di Pirlo sono stati Chiesa e Cuadrado. Perché? Perché quando andavamo sugli esterni avevamo un gioco efficace che per via centrali non si andava a sviluppare, per via dei centrocampisti con un tasso tecnico non adeguato e che quindi facevano fatica a giocare per vie centrali. E là davanti poi bisognava che uno tra Cristiano e Dybala venisse indietro a prendere il pallone e tante cose che abbiamo visto non funzionare l'anno scorso. Quindi esterni,
giocare con un modulo con gli esterni, 4-3-3, 4-2-3-1, Dybala, non Dybala, va bene, l'importante è sfruttare gli esterni perché abbiamo degli ottimi esterni, senza dimenticare Kulusevski. E ricordatevi che Allegri è un giocatore, è un allenatore che con i giocatori ha un rapporto speciale, perché non ragiona solo su 11 titolari e ha 5 cambi a disposizione. Lasciate stare quello che ha detto Caressa, e sono ancora qua che mi tocco da due giorni, però un fondo di verità c'è per quanto riguarda il fatto che Allegri è bravo con i cambi. Per il resto lasciamo stare. Numero 7, Arthur e Fagioli. È quello che vi dicevo prima, Arthur potrebbe non tornare in tempo, potrebbe dover essere necessario andare sul mercato, andare a comprare un centrocampista, perché sì, per una questione numerica. Però attenzione a Fagioli, perché non partirà sicuramente titolare, ma potrà ritagliarsi uno spazio interessante e potrà essere magari finalmente quel centrocampista che ti ritrovi in casa, finalmente un giovane italiano, juventino, a cui bisogna dare la possibilità di sbagliare tantissimo, ma può diventare importante nelle rotazioni. Non titolare da subito, non facciamoci il film che Fagioli sarà titolare da subito e la risposta che serve alla Juve non serve a questa Rocatelli perché c'è Fagioli. Non è così, può diventarlo sì, e secondo me deve sfruttare tantissimo l'infortunio di Arthur per provare ad arrivare. Personalmente andrei a comprare un altro centrocampista sul mercato, andrei a prendere un giocatore come Milinkovic-Savic, come Pogba. Non si può, probabilmente non si può, non si potrà, stiamo facendo fatica ad acquistare, a chiudere l'unica trattativa avviata da ormai 50 giorni che Locatelli, quindi in questo momento mi sembra anche irrispettoso nei vostri confronti mettermi qua a dirvi bisogna prendere Milinkovic-Savic, tanto bisogna prendere Locatelli, poi bisogna vendere e poi bisogna pensarci. Quindi occhio a Fagioli, perché potrebbe essere l'occasione di un giocatore che si ritrova in un momento importante di carriera nel quale deve iniziare a capire se può essere da Juventus oppure no, con un giocatore importante per la Juve, e ve lo ricordo, Arthur è un giocatore importante per la Juve, fuori per tanto tempo, alla Juve serve un centrocampista e non ci sono i soldi per andarlo a acquistare. Quindi occhio anche a Nicolò Fagioli. Numero 8, McKennie e Rabiot. Attenzione, non sono solo centrocampisti, non sono solo mediani, non sono solo mezzali, sono anche giocatori che possono essere utilizzati come esterni nel 4-4-2. Rabiot l'ha già fatto in nazionale, dove è stato utilizzato come esterno anche durante gli europei. McKennie è già stato utilizzato da Pirlo e potrebbe essere una soluzione che va a stuzzicare anche la mente di Massimiliano Allegri, che l'ha già fatto in passato con Matuidi, l'ha già fatto in passato con Pogba, l'ha già fatto in passato anche Sarri proprio con Matuidi, anche Deschamps con Matuidi. Uno ci ha vinto uno scudetto, l'altro ci ha vinto una Coppa del Mondo, quindi è una soluzione che tanti allenatori hanno in testa, e attenzione perché Allegri potrebbe utilizzare questa cosa qua. E dopo tutte queste chiacchiere, dopo tutte queste tiritere puramente teoriche, possiamo andare a evidenziare quella che ad oggi potrebbe essere una formazione titolare, dopo aver detto tutte queste cose qua. Pensiamo a Cuadrado esterno basso, quindi McKennie può essere utilizzato come esterno alto, Dybala, Ronaldo, Chiesa da parte, Rabiot e Locatelli, perché comunque Allegri vorrà un giocatore in grado di impostare come Locatelli, un giocatore in grado di recuperare palloni e dare fisicità al centrocampo come Rabiot, Chiellini, De Ligt, adesso i centrali mettete come volete, Alessandro perché c'è lui, e quindi questa potrebbe essere un'ipotesi di partenza di formazione titolare per la Juventus di Allegri. Qua provo a metterci tutti i giocatori che ci sono in lista Champions, magari rimane fuori qualcuno, ma tutti quelli che rimangano fuori ve li ho già detti all'inizio, quindi se manca qualcuno potete andarveli a vedere. Comunque capite bene che se c'è Dybala si può giocare col 4-2-3-1, se non c'è Dybala può entrare un altro centrocampista al suo posto, andare col 4-3-3. McKennie può essere usato lì, Rabiot può essere usato esterno. Comunque con questi giocatori qua andresti a crearti una squadra che bene o male ha tutto. Poi per quanto mi riguarda servirebbe qualcosa di più a livello qualitativo in attacco, dove andrei a prendere una quarta punta a centrocampo. Come vi dicevo prima, io prenderei Milinkovic-Savic, ma soldi non ci sono, e io andrei anche a sostituire Alessandro, perché penso che sia arrivato a un punto in cui si può investire sul terzino sinistro, dato che è un pezzo che c'è Alessandro e non è più giovanissimo. E in carestia sappiamo come finisce il proverbio, ma in carestia magari si fa con i giocatori che si ha, però ovviamente il livello qualitativo è più basso rispetto a quello che magari potevamo pensare qualche tempo fa. Punto numero 9, palla bassa e niente centravanti. Vado a citare Davom perché è uno dei punti che ha toccato, mi è piaciuto, lo condivido nel video che ha fatto, bellissimo, l'abbiamo visto e commentato anche in live su Twitch. Vi consiglio il canale di Davo, me lo ringrazio per avermi dato la possibilità di vedere e commentare il suo video in live insieme a voi. È vero, è verissimo, perché
nella formazione che abbiamo visto prima, se c'è un momento in cui devi spassare alto, Dybala e Ronaldo non sono dei giocatori in grado di andare a spassare quella palla, andare a prenderti quella palla. Se la difesa può lanciare per alleggerire la pressione, l'unico che può andare a saltare è McKennie in quella posizione lì, che non perde la posizione da centrocampista perché sta facendo l'esterno praticamente, e può mollare la posizione, può andare a spizzare per far entrare o Ronaldo o Dybala o un appoggio al centrocampista e poi far nascere l'azione. Però attenzione, perché Dybala e Ronaldo là davanti, lancio lungo da dietro, diventa un po' complicato. E attenzione, perché senza una vera punta come Dybala e Ronaldo devi sempre giocare palla a terra. Quindi il discorso è: ho l'aria vuota perché ci sono Dybala e Ronaldo. Ronaldo parte da sinistra e si accentra, Dybala parte da destra e va solo a tre quarti, poi magari si abbassa per andare a prendere il pallone se il pallone non arriva. E allora la soluzione più logica che mi viene in mente e che va a smerdare, a prendere il puntone e disintegrarlo, si chiama Alvaro Morata, e quindi il punto 1, ciao punto 1, e Alvaro Morata diventa il punto numero 10. Eh sì, perché Alvaro Morata, nelle idee di Allegri, è un giocatore da partita secca, ma non da campionato, non da continuità, è un giocatore che te le risolve, l'ha già detto tante volte. Ha la peculiarità di poter giocare bene con Dybala, di poter giocare bene con Ronaldo, con Dybala magari fa il centravanti, con Ronaldo va in zona di rifinitura, e questa formazione, questo 4-4-2 banalissimo, potrebbe essere il vero e proprio punto di partenza nella testa di Allegri. Bisognerà capire quanto pesa Dybala, quanto pesa Ronaldo, se pensa di essere in grado di risolvere il problema dell'area vuota, ma ad oggi dovessi sceglierla io una formazione, io ad oggi giocherei con questa formazione qua. Signori, per me, con Locatelli e i giocatori che ci sono nella Juventus, questa è la miglior formazione possibile. Poi magari mi sbaglio, ma io Dybala insieme a Ronaldo ancora faccio un po' fatica a vederlo come risolto, soprattutto se penso al modo che ha di giocare Allegri e al modo che ha di interpretare il ruolo Cristiano Ronaldo e al modo di abbassarsi di Paolo Dybala. Più che altro, il solo Morata non è sufficiente per tutta la stagione, e quindi secondo me sarà necessario per forza andare sul mercato a prendere un altro giocatore abile nel gioco aereo. Vedremo se davvero sarà così. Punto numero 11, l'ultimo punto delle criticità, perché Allegri non è Sarri. E voi direte, e beh, grazie, non ce ne eravamo accorti. Il problema di fondo è che non c'è un giusto o sbagliato. Non è che la filosofia di Allegri è migliore di quella di Sarri. Non è che Sarri è più bravo di Allegri, più bravo di Pirlo, più bravo perché ha un'idea e quindi quell'idea è meglio di tutte le altre. No, io sono dell'idea che una filosofia di calcio possa essere applicata sempre, a patto che ci siano i giocatori per farlo. Sarri arriva, è notoriamente uno di quelli che non vuole mai buttare via il pallone, vuole arrivare sempre in porta palla a terra con tante triangolazioni. Ed è per questo che è riuscito a far funzionare Dybala e Ronaldo, perché il pallone non si alzava, la palla viaggiava per terra e si riusciva ad arrivare bene là davanti. E dopo Dybala e Ronaldo sono stati dei giocatori che giocavano da soli nella Juve di Sarri nel finale di stagione, perché Sarri aveva capito che diversamente avrebbe perso lo scudetto e quindi si è un po' adattato, l'ha detto anche lui stesso, e ha scelto la qualità di Dybala e Ronaldo, ma ha scelto di arrivarci sempre palla a terra. Allegri è uno che tutte le volte te lo dice: alzare la palla non è un delitto, si può fare, però se alzi la palla bisogna che qualcuno là ci sia per mettere giù quel pallone, e Dybala e Ronaldo, l'abbiamo detto, difficilmente uno dei due ti mette giù il pallone. Pirlo ha avuto a disposizione una squadra per tutto l'anno in cui potevamo dire: prova il 4-3-3, e pensare a un 4-3-3 anche con questa Juve non è un delitto, anzi penso che sia un'opzione, penso che sia giusto provare eventualmente un 4-3-3. Ma questa squadra, come quella di Pirlo l'anno scorso, che è la stessa squadra, è stata costruita per giocare con il 4-4-2. È inutile prenderci in giro. È una rosa che ha nel 4-4-2 il suo modulo migliore, perché i giocatori della Juventus non sono dei palleggiatori. I giocatori della Juventus non sono giocatori a tiki-taka. I giocatori della Juventus, e soprattutto i giocatori più in forma della Juventus, che sono Chiesa e Cuadrado, e questa slide li vediamo titolari, come vi ho detto, la Juve di Pirlo, i due migliori giocatori in questo momento, i giocatori che fanno più male nella Juventus di Allegri, sono questi, Chiesa e Cuadrado, e serve la possibilità di sfruttarli. Pirlo aveva una squadra di contropiedisti e in contropiede è iniziato a giocarci verso la fine della stagione, e questa cosa ci ha salvato, ci ha fatto arrivare in Champions League anche volendo, perché abbiamo capito con umiltà
di non essere al livello dei più forti e che quindi potevamo giocare anche come una squadra di provincia. Chi se ne frega? Se i tuoi giocatori chiamano quel modo di giocare, va bene. L'importante è cercare di non snaturare i propri giocatori cercando di passare il tuo concetto, la tua idea di calcio, quando magari i giocatori non la possono fare. Non a caso, l'anno scorso, l'azione più pericolosa della Juventus di Pirlo qual era? Palla a Cuadrado che crossava per Morata, perché era un centravanti, l'unico vero e proprio centravanti della Juve di Allegri, perché lo torno a dire, Ronaldo è un attaccante, il più forte attaccante che ha la Juventus, ma non è un centravanti, non è una punta, è un attaccante, che è diverso. E quindi io credo che sia necessario ripartire da Ronaldo e da Morata, almeno sulla carta, almeno per ricominciare, a meno che Allegri non abbia in mente un altro modo per incastrare Ronaldo e Dybala e che ci abbia magari pensato in questi due anni in cui è stato fermo o nel momento in cui ha accettato la Juventus, avesse già in testa che Dybala e Ronaldo dovranno coesistere e allora qualcosa sarebbe già studiata. Ma ripeto, ribadisco, è un'operazione difficile da fare proprio perché la palla non la devi alzare mai e allora si spiega Pjanic, Locatelli e tutti questi giocatori tecnici accostati alla Juventus, perché se non vuoi alzare la palla bisogna che a centrocampo ci siano quelli bravi a trattare il pallone. E vari Bentancur, McKenny e Rabiot forse dopo diventano un po' fuori luogo, ecco, aspettando Arthur e magari valorizzando Fagioli, sì, quello sì, però non mi sembra molto una Juve di Allegri questa, ragionando su come ha sempre ragionato, scusate il gioco di parole, Massimiliano Allegri. E niente ragazzi, questi erano gli 11 punti che volevo toccare insieme a voi, perché ormai manca un mese, manca un mese all'inizio del campionato e quindi la Juventus prenderà Locatelli, non prenderà Locatelli, ma la squadra sembra essere questa, confermata la squadra l'anno scorso, cambiato allenatore sperando di poter cambiare la filosofia. Ripeto, Pirlo poche volte ha giocato in contropiede, Allegri invece magari non si farà problemi pur di arrivare al risultato. Io condivido questa scelta, l'importante è che i giocatori si trovino bene. Incrociamo le dita, voglio sapere qui sotto nei commenti da parte vostra se ci sono altre criticità nella creazione della formazione, della rosa, del ragionamento che ci porterà ad attraversare una stagione che sarà molto complicata, ma sinceramente dopo un europeo vinto non vedo l'ora di poter alzare qualche altro trofeo con la Juventus.